anche la credibilità. E la credibilità significa che se noi siamo contro Equitalia, in 15 comuni dove governiamo, 10 Equitalia è stata già cacciata, non c'è più. Credibilità significa che non abbiamo mai aspettato una legge per tagliarci gli stipendi. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, senza nessuna legge, hanno rinunciato a 15 milioni di euro di stipendi in 3 anni, a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. In tutto, con i consiglieri regionali, abbiamo risparmiato 72 milioni di euro di stipendi. Ma tutti ci dicevano che servisse una legge per abolire le auto blu, per abolire i voli di Stato. Io non l'ho mai usata l'auto blu al volo di Stato, nonostante ne avessi bisogno. Questa si chiama credibilità, per me. E sto qui e faccio parte di questo grande gruppo, di questa grande comunità chiamata Movimento 5 Stelle, perché so che qui dentro chi non fa quello che dice viene messo fuori. Non esistono compromessi morali, compromessi intellettuali. Qui esistono delle regole, perché noi non siamo superiori. Diffidate da chi vi dice che il Movimento 5 Stelle è superiore agli altri. Noi siamo solo gente che si è data delle regole e intende rispettarle. Il giorno in cui le regole non verranno più rispettate in questo movimento, saremo come tutti gli altri. E diventeremo come tutti gli altri. Quindi, quando voi sentite del limite dei 2 mandati, che da noi significa che un politico deve tornare a lavorare dopo essere stato eletto 2 volte, quando sentite parlare del vincolo di mandato, che da noi significa che se viene eletto con un partito e cambi casacca te ne devi tornare a casa, devi tornare e vedere se c'hai di nuovo i voti, non è che ti fai eleggere con i rossi e poi passi con i neri o con i bianchi o con i gialli. E terzo, quando sentite parlare del fatto che da noi per candidarti devi essere incensurato, che devi avere la fedina penale pulita, lo so che in Svizzera o in Germania ci riderebbero dietro perché è una cosa normale, ma qui è al contrario, più ne hai più fai carriera negli altri partiti. E se è così, noi necessariamente dobbiamo osservare queste regole e non dobbiamo aspettare una legge. Io quando sono entrato in Parlamento credevo che ogni cosa da cambiare in questo paese si dovesse cambiare con una legge. E allora dobbiamo fare una legge per ogni cosa, una legge per la piazza da mettere a posto, una legge per il lungomare, una legge per il mare, una legge per le bandiere. Non è così, guardate, è un'illusione. Abbiamo fatto così tante leggi negli ultimi 20 anni che alla fine non sappiamo più quale sia la legge che riguarda uno specifico tema o uno specifico problema che dobbiamo affrontare. Forse la soluzione in questo paese per creare un paese e uno Stato più leggero, più snello, sta proprio nell'abolire un po' di leggi, nel eliminare quella che loro chiamano burocrazia, ma che in realtà è un disegno di potere per gestire le nostre vite anche quando dobbiamo andare a fare la carta d'identità e dobbiamo chiedere il favore a qualcuno. Ed è per questo che la burocrazia non si abolisce. Allora noi su questo abbiamo delle idee chiare, ma soprattutto abbiamo le mani libere, perché a noi nessuno ci può tirare per la giacchetta. I soldi non ce li dà nessuno se non il singolo cittadino che ci crede. Non esistono grandi gruppi di potere che ci danno i soldi e non esiste il finanziamento pubblico che ci dà i soldi. Quindi finché ci sarete voi ci saremo noi. Il giorno in cui qui davanti non ci sarà nessuno più è inutile che io parlo a questo microfono. Il movimento è morto. Questa è la garanzia. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Allora, non voleva parlare e meno male. Io volevo pregare Luigi prima di andare via di salutare una nostra candidata che... E sono 7 giorni che non dorme più da quando ha saputo che veniva Luigi. Sono preoccupato per la sua salute, almeno adesso si riprenderà. Grazie a tutti.